È una serata ideale per una partita di calcio, si gioca sotto un cielo sgombro da nubi. I tifosi stanno davvero facendo sentire tutto il loro supporto. Adesso tocca alle squadre. Un saluto da Piero Gipardo e Daniela Dani, prontissimi in telecronaca. Sfida valevole per le Division Rivals. Gara che si presta a molte interpretazioni in chiave tattica, vedremo quale delle due filosofie di gioco avrà la meglio. Ben detto Piero, benvenuti anche da parte mia, mettetevi comodi, preparatevi, perché quella di oggi sembra una partita che regalerà più di un brivido. In grafica, ecco la formazione ospite. Courtois tra i pali. In difesa Alaba fa coppia con Diogo Dalotta a presidiare le corsie laterali. Bruno Fernandes insieme a De Paul in posizione di mezzala. E Griezmann, unico attaccante. Sale con il pallone. Lautaro respinge con il corpo il pallone. Si mette sulla traiettoria che si era fatta molto complicata. Si oppone anche a questa. Alaba. Pedro Gonçalves. Palla fuori, si ripartirà con la rimessa laterale. Ake. Dumfries. Madueke. Brutta gestione da parte di Alaba. Porta palla, vediamo cosa fa. Attacco che sfuma, merito del buon lavoro difensivo. Pari puntati su Lautaro Martinez, giocatore in grado di cambiare volto alla gara. È un finalizzatore nato, Pier. Il gol è parte del suo DNA. Basta concedergli un metro che finisce, perché l'istinto lo porta a trovare sempre la posizione migliore per battere a rete. Chance per passare a condurre. 1-0, non ha sbagliato, cambia subito la storia. Grealish. Lautaro Martinez. Fuori gioco, offside, tutto fermo. Williams avanza sulla tre quarti, tornano in possesso palla grazie a un ottimo lavoro difensivo. Supera il proprio marcatore, recuperano palla grazie a questo intervento da sottolineare l'eccellente lavoro in copertura. Direttrice di gara che potrebbe anche estrarre il giallo, è stato un brutto fallo qui. Pedro Gonçalves. Si ferma l'azione, nessun dubbio, per il guardaline è fuori gioco. Pickford. Ecco Joe Gomez. Palla intercettata, attenzione. Griezmann. Rete, è il gol del doppio vantaggio questo. Grealish. Pedro Gonçalves. Ci prova. È dentro.
giornata ideale per assistere a una partita di calcio, questo dovrebbe favorire lo spettacolo. Un saluto dal vostro Piero Gepardo, con me c'è ovviamente Leria Dani, gara che si gioca nell'ambito delle Division Rivals. Sfida che si preannuncia ricca di gol e spettacolo tra Kraken e Saints. Assistere a queste partite direttamente dalla cabina di commento è un privilegio per chi come noi ha fatto di questo sport una ragione di vita oltre che un lavoro, una goduria vera. Questo è l'11 di partenza scelto dal tecnico dei Saints. Pickford in porta, dietro giocano Pavard con Aké. Tutto il peso dell'attacco sulle spalle di Lautaro Martinez, unica punta. Zeroberto. Tocco per Zeroberto. Servito Zeroberto. Zeroberto. Grealish entra con decisione, cerca il sostegno dei compagni. Galeno, 1-0, primo gol del match che non si fa attendere. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Eze, Lautaro Martinez, occhio qui a Lautaro, recupera la palla grazie all'ottima organizzazione. Zeroberto, Grealish, Eze, intercetta bene in zona pericolosa. Palla per Zeroberto. Prova il tiro. Si salva qui il portiere. Occhio al pallone in mezzo. Deviazione aerea e super riflesso del portiere. Pallone che è uscito e ovviamente nuovo corner. Frattesi, tiro respinto, lascia partire il tiro, sono andati a un passo dal pareggio, pallone che non è uscito di molto. Bel tentativo, Pierre, non era così scontato, centrare la porta da quella distanza. C'è spazio per Di Maria sulla fascia. Capisce tutto, recupera palla, attenzione. Zeroberto. Eze. L'infortunio di prima sembra farsi sentire, forse a questo punto è inutile continuare. Ha sfiorato il palo con questa bella conclusione. Prova a cambiare gioco. Gyökeres. I Saints non hanno fatto praticamente toccare palla agli avversari nell'ultimo quarto d'ora, percentuali di possesso altissime. Stanno attaccando più in organico, anche a costo di rischiare qualcosa dietro. Hanno ragione, Pierre. Se continuano a tenere questi ritmi possono pareggiare da un momento all'altro. Occhio al tocco interessante. Intervento efficace, possesso recuperato. Tanti errori da una parte e dall'altra, dettati da un mix di frenesia e imprecisione. Occhio perché si mette qui sulla traiettoria e recupera un buon pallone. Gabriel Jesus. Ottima posizione qui. C'è il palo, pallone ancora vivo. Possono respirare.
Se la conclusione di prima fosse entrata, vabbè, quest'ora staremmo commentando un'altra partita. Restano avanti solo di un gol, il palo non li ha aiutati. Un episodio decisamente sfortunato, ma non è certamente il momento di arrendersi. Eze. Vogliono ragionare e attendere il momento giusto nonostante siano sotto di un gol. Gyökeres si fa portare via il pallone. Eze. Entrata completamente fuori tempo, qui rischia grosso. Pallonetto, può arrivare anche il cartellino. Attenzione perché qui può arrivare il cartellino. Sembrava dentro, ma il portiere ci è arrivato. Calcio un angolo per i Fakers. Deviazione aerea che va inquadrato davvero di poco il bersaglio. Frattesi. Frattesi. Eze. Avanzano sulle corsie esterne i Saints. Ottima chiusura difensiva. Costretti a inseguire i Saints, sono sotto, mentre stanno per chiudersi i primi 45. La situazione è sotto controllo, hanno un solo gol da recuperare. Non devono commettere l'errore di affrettare troppi tempi. Hanno occasione, attenzione, per trovare il gol del pareggio. Possibilità dalla bandierina per i Saints. Risolve problemi. Recupera bene qui il passaggio. Un minuto, questa è l'entità del recupero. Gabriel Jesus. Basta così, dice l'arbitro. Tutti negli spogliatori. Comincia la seconda parte di gara con i Saints che devono rincorrere. Avanzano lateralmente i Crackers. Riconquistano palla, occhio. Palla buona per Gabriel Jesus. Bravo il portiere, smetta il pericolo. Palla che finisce sopra la traversa, peccato perché la potenza non era male. Goals. A metri a disposizione. Vantaggio, il gioco prosegue. Buona conclusione che però finisce di poco fuori. Questo è l'atteggiamento giusto quando si cerca il pareggio. Devono spingere per trovare una crepa nella difesa avversaria. Angel Di Maria. C'è il movimento senza palla. La perdono. Dumfries. Hakimi. Possesso per Di Maria. Efficace la pressione della difesa, recupero del pallone. Moussa Diaby. Thuram.
Van Bissaka. Niente da fare, il difensore recupera. Palla che viene intercettata. Gioco fermo con l'arbitro che ha appena fischiato il calcio di punizione. Supera l'avversario molto bene. Di Maria. Gold. Grealish. Recuperano bene palla. Tentativo di cross. Difensore spazza in qualche modo. Hanno metri a disposizione. Gabriel Jesus. Si fa vedere, riceve Kovacic. Di Maria. Galeno. L'arbitro dice che si può giocare, norma del vantaggio. Palla buona per Gabriel Jesus. Palla e gol! Gabriel Jesus non ha sbagliato. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Yabi. Servito di Abi. Jack Grealish. Sopravvento per il portiere. Può scegliere chi servire. Occhio di Maria. Intervento fondamentale. Marcus Thuram. Moussa Diaby. Mateos Nunes. Ottima lettura difensiva. Grealish. Gabriel Jesus. C'è la respinta qui. Angel Di Maria. Attenzione qui, l'arbitro potrebbe anche estrarre il cartellino. Buonasera a tutti gli amanti del grande calcio, siete in tanti per una sfida che si pronuncia davvero interessante. Un caloroso saluto amici sportivi da Piero Gipardo e da Lelia Dani. Gara che si gioca nell'ambito delle Division Rivals. Di fronte Saints e Vipers. Sfida di cui si è detto e scritto molto alla vigilia, si è parlato anche troppo. Ora ci siamo. Speriamo che le due squadre possano offrirci uno spettacolo all'altezza, questo è il mio augurio. Tutto pronto, si parte.
Questo è l'11 di partenza scelto dal tecnico dei Saints. Pickford in porta, dietro giocano Pavard con Ake e una sola punta là davanti a reggere tutto il peso dell'attacco. Questo è l'11 di partenza dei Vipers. Gundogan insieme a Isco al centro e Griezmann, unico attaccante. Puntano l'area decisi i Vipers. Va con il suggerimento profondo. Pallone verso il portiere per evitare la pressione. Era fallo, ma c'è il vantaggio. Thuram. Intervento provvidenziale per sventare la minaccia. Si accendono i riflettori su questa sfida. Il grande calcio ancora una volta protagonista qui su EA Sports. Vi danno il benvenuto Pierluigi Pardo e Lelia Dani di nuovo insieme per raccontarvi le emozioni di questo match. Si rinnova l'appuntamento con le Division Rivals. Molti temi tattici da sviluppare durante il match che dovrebbero garantirci. È una serata perfetta anche dal punto di vista atmosferico, i tifosi si stanno facendo sentire, adesso toccherà alle due squadre scaldare ulteriormente l'ambiente. Amici all'ascolto, un saluto da Piero Gipardo e Lelia Dani. Tutte le attenzioni oggi sono rivolte a questa sfida delle Division Rivals. Ci si attende molto da questa partita, speriamo si riveli appassionante. Il calcio è la nostra passione, è la nostra ragione di vita, Pier. Ma cosa vogliamo di più? Cosa chiedere di meglio che poter assistere a un match dal vivo? Dimmelo tu. Io spero solo che lo spettacolo sia all'altezza delle aspettative. Occasione! È arrivato subito il gol dell'1-0. Le marcature con questo gol 1-0. Youssef En-Nesyri, brutto questo intervento da rosso, vediamo cosa deciderà. La tiene senza problemi il portiere. Madueke. Può salire lungo la fascia. Può avanzare indisturbato. Ha sbagliato a tutto per...
portiere, palla fuori di poco. Ha pensato solo a calciare di potenza. E la precisione? C'è il cambio in arrivo. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto. Può andare in porta qui. Ecco il gol di Lautaro. Che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Entra deciso, gli porta via il pallone. Lautaro Martinez ha la palla buona e c'è il gol, il vantaggio comincia a farsi davvero pesante. Questo è il gol che ci viene riproposto. Hanno avuto vita facile a eludere l'intervento del portiere. Porta palla. Douglas Lewis. L'arbitro Marcello deve aver visto, si va. Palla buona per Enesiri e la mette, è stato freddissimo qui. Quarto gol della gara che fissa sul 3-1 il punteggio. Se Roberto. Se Roberto. Intervento ruvido questo. Porta la palla ai Saints. Non abbiamo fatto il tempo a parlare che hanno perso il pallone. Pallonetto, vediamo se c'è il cartellino. Enesiri. Arbitro che schiaffa, attenzione perché è già ammonito. Kelvin Yeboah. Trippia. Si libera bene della marcatura. C'è la touche, si riparte con la rimessa laterale. Lautaro. Perdono il pallone. Non è solo. Pallone importante per provare a riaprire la gara e c'è il gol. Attenzione perché si sta profilando una rivolta possibile adesso, avrebbe del clamoroso. Eze. Se Roberto. Eze. A metri per correre sulla corsia. Sterzata verso il centro. Grealish! Attento a qui il portiere che dice di no. Douglas Lewis.
c'è spazio per la ripartenza. Si tirano fuori da una situazione complicata qui. Occhio, può buttare la porta. Palo e non è finita, attenzione. Pericolo scampato. Potevano essere avanti di due, ma la sfortuna ha negato loro il gol dell'occasione di prima. Il portiere è salvato solo dal palo. Lautaro Martinez. Lautaro. Eze. Sainz in vantaggio quando manca poco al termine di questo primo tempo. Il risultato riflette l'equilibrio che si è visto in campo finora. Nessuna delle due squadre è riuscita a imporre il proprio gioco. Hanno saputo sfruttare meglio gli episodi, ma la sensazione è che dovranno sudarsela per portarla a casa. Può liberarsi del pallone. Vada Vlahovic. Non va. Possibilità per il contropiede. Difesa scoperta, occhio al contropiede. Incredibile, il pallone è uscito di poco. E la panchina era già pronta a scattare in piedi ed esultare. Douglas Lewis. Fischia l'arbitro, fuori gioco nettissimo. Eze. Zeroberto. Ci sarà un minuto di recupero. Dumfries. E finisce così il primo tempo. Comincia la seconda frazione, vantaggio fin qui di misura per i Saints. Può contare sull'aiuto dei propri compagni. Vada Vlahovic. Vlahovic! Miracolo del portiere. Era in offside l'arbitro, dunque interrotto in ogni caso. Moussa Diaby. Intervento volante. Occhio al tocco in mezzo. Interviene il portiere, sventa il pericolo. Palla nuovamente in calcio d'angolo. Rinvio così così, attenzione. Moussa Diaby. Zeroberto. Kudus. È solo Kudus. Aspetta bene questo tentativo al portiere. Va direttamente in area, sventa il pericolo.
Kudus. Youssef En-Nesyri. Tempismo perfetto, ferma l'azione avversaria. Numeri importanti per i Saints alla voce possesso palla, che certificano la loro supremazia territoriale nell'ultimo quarto d'ora. Prestazione importante la loro, eh? Ho perso il conto delle occasioni, Pier. Per come stanno giocando, la rete del raddoppio nell'aria. Deve sfruttare questa occasione. Tackle pulito sul pallone. C'è un'altra occasione per loro. Occasione che non può creare problemi al portiere. Supera il marcatore. È solo Kudus, portiere che allontana senza problemi. Possibilità dalla bandierina per i Saints. Palla messa in mezzo. Colpo di testa apprezzabile nelle intenzioni, meno della riuscita. Recupera bene questo pallone. Dumfries. Dumfries. Palla Dumfries. Diaby. Diaby. Palla per Kudus. Moussa Diaby. Cerca la rete. Intercetta la conclusione. Pericolo scappato. Occhio perché perdono un pallone pericoloso. Ha risolto problemi con questo intervento decisivo. Fischia l'arbitro, c'è offside. Ancora un quarto d'ora per le speranze delle due squadre. Può girare il pallone. Palla molto interessante, la controlla, può andare in porta da lì. Eccolo il gol, ma che rimonta hanno fatto! Abbiamo assistito a 6 gol, 3-3, grande spettacolo. Quindi questa palla, tackle duro, ma corretto. Gettano in avanti, il pareggio non basta. Prova il tiro, ci mette i punti, il portiere è allontana. Occhio al tentativo, il campo aperto. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Palla che esce di poco. Sembrava gol, i tifosi stavano già per esultare. Alzano il pressing. Mancano 5 minuti alla fine della partita. L'avanzata di Kudus. Fischia l'arbitro, sarà calcio piazzato. Non fischia il fallo, ma c'è il vantaggio. Capisce tutto, pericolo. Dumfries. Si giocherà ancora per 120 secondi. Continuano a premere questo finale per provare il gol partita. Occhio al pallone per il possibile vantaggio.
Qualcuno ha pensato al gol, ma il pallone è terminato largo. Finisce così, con i fischi del pubblico che evidentemente non ha apprezzato l'arbitraggio, ma anche la prestazione della propria squadra. Quell'espulsione ha